Allora, io mi chiamo Massimo Botta, sono nato a Genova il 2 febbraio del 1956 e essendo, come si diceva una volta, un anno avanti, nel 1969 a 13 anni entravo al liceo scientifico Orazio Grassi. Ero un primino, come si diceva una volta, ed ero chiaramente un po' ribelle, tanto che per fare il liceo io ho impiegato 7 anni anziché 5. E quindi questo dove mi colloca? Mi colloca che nel 1974 io avevo 18 anni, non ero ancora maggiorenne per la legge di allora, perché la legge è solo con il 1975 che la maggiore età viene portata da 21 a 18 anni, però ho già sulle spalle 5 anni di matricola al liceo. E questo mi porta ad avere buoni rapporti con tutti e in particolare un certo ascendente su quelli delle classi, tra virgolette, inferiori. Anche perché quelli che erano più avanti avevano comunque la mia età e quelli che erano più giovani erano, tra virgolette, retrogradi in quel senso. E questo mi dava un certo ruolo. Definiamolo così, all'interno del liceo, che era un ruolo estremamente piccolo. E, però, visto che avevo dimostrato la faccia buona e avevo resistito a ben due bocciature e continuavo a insistere, a restare lì, in qualche modo ero uno dei tanti punti di riferimento all'interno della collettività studentesca di allora. Una collettività che era grande, perché gli iscritti allo scientifico all'epoca passavano i 1.000 e anche retta in un certo modo, perché nel libretto delle giustificazioni vi era allegato un regolamento che diceva che le ragazze dovevano entrare 5 minuti prima dei maschi, dovevano portare una cappetta nera con colletto di piqué bianco, regolarmente abbottonata ed evitare la commistione con i maschi salendo e scendendo le scale. Questo ci dà un attimo l'idea anche un po' di un clima, no? A cui noi naturalmente ci ribellavamo. E ricordo in particolare una mia compagna che subì la sospensione di un giorno perché si permise durante la ricreazione di sbottonare la cappetta, lasciando intravedere una minigonna che portava sotto. Da lì fu immediatamente organizzato uno sciopero spontaneo e nacque un primo sistema di ribellione. Eravamo comunque giovani, ingenui, estremamente spontanei e un giorno ci svegliammo perché e qui ricordo in prima persona, era la primavera del 1974, stavo in automobile, io non guidavo ancora, c'era un altro più vecchio di me che guidava, dalla torretta imbocchiamo via Paleocapa, sentiamo un botto terribile e guardando verso quella che era la stazione ferroviaria, oggi è il grande parcheggione dove si parcheggia, vediamo un qualcosa volare e cadere sul sedime di via Paleocapa. Ci avviciniamo e vediamo che questa cosa è un portone. Era un intero portone divelto da una esplosione che, passando miracolosamente fra i pilastri dei portici di via Paleocapa, era atterrato nell'esatto centro di via Paleocapa. Si trattava del portone a difesa dell'androne dello stabile attiguo al Barolo Chinato. E in quello stabile abitava un senatore della Repubblica, un senatore democristiano. Tempo poco arrivò polizia, un sacco di gente, dissero che era una fuga di gas e lì per lì sembrò che quello fosse un episodio accidentale, causale. In verità, alcuni anni dopo, l'avvocato Carlo Trivelloni
che su delega dell'ANPI aveva svolto un'attività di indagine per cercare di chiarire quale fosse l'esatta radice delle bombe di Savona, ha ben individuato quello come il primo fenomeno bombarolo, che poi purtroppo fu solo il primo precedente di una tristissima stagione. La risposta di che cosa si facesse a Savona a quell'epoca è una risposta quasi surreale, perché certamente non fa il paio con quella che Savona è oggi. Innanzitutto Savona all'epoca contava più di 80.000 residenti, era piena di fabbriche, di attività commerciali e quindi a dispetto dei santi c'era molta più vita di quanta non ce ne sia oggi. Oggi Savona ha 60.000 abitanti, oltre la metà sono anziani e ha praticamente una crescita zero, quindi delle prospettive di sviluppo decisamente pessimistiche. Tanto che Savona anche qui fa un pochino da laboratorio, in quanto sono molto attivi gli studi sull'Alzheimer, che sono tipici purtroppo dell'età, della terza età, di quella che una volta si chiamava la terza età, oggi forse è la quarta, ma comunque non ha importanza. Detto questo, benché non ci fosse molto, quel poco era molto ben organizzato. Avevamo un circolo culturale Piero Calamandrei, dove vi erano menti pensanti di altissimo livello. Tra i più vecchi ricordo l'avvocato Franco Beltrametti. Tra quelli più giovani, un poco superiori di età a me, Carlo Frecero, Maurizio Ghiso, Tati Sanguinetti. E ci si trovava tutti in questi locali in Via Pia, dove un santuomo, Mirko Bottero, iniziava le proiezioni di pellicole di cinema d'essai, andando a prendere le pizze, ossia le bobine, alla stazione ferroviaria, perché lui era un ferroviere, si metteva d'accordo con i colleghi macchinisti, i quali dallo sportello della cabina passavano la pizza che poi la sera veniva proiettata. Dopodiché lunghe discussioni sulla corazzata Potionchi e su cose di questo tipo, ma comunque l'ambiente culturale era vivace. A questo faceva da contraltare il cinema dei Salesiani, dove c'era una persona di ottimo livello, che era l'ingegner Biggi, che anche lui faceva da contraltare con questa iniziativa al Cinema Teatro dei Salesiani. Perché Savona era una città dove la gente si rispettava. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si erano creati degli spazi dove le varie realtà politiche, che poi si riducevano grosso modo a Partito Comunista Italiano, che nelle elezioni del 75 da solo prese il 43%, Democrazia Cristiana e Partito Socialista. Il resto erano frange. C'erano state delle, tra virgolette, spartizioni, ma nel senso migliore di questo termine, per cui vi erano degli spazi all'interno dei quali chi si riconosceva in una certa identità accedeva, discuteva, faceva. Però era anche una città divisa, perché gli studenti del classico non parlavano con quelli dello scientifico, quelli dello scientifico non parlavano con quelli degli industriali e nessuno dei tre tantomeno parlava con quelli dell'Istituto Ragionieri. Fu proprio la generazione alla quale io appartengo che seppe rompere questi steccati e creare una commistione. Tant'è vero che all'epoca si usavano le compagnie, eravamo gruppi di ragazzi che si riunivano in punti strategici della città e la compagnia alla quale io appartenevo aveva ragazzi che venivano da istituti diversi, prevalentemente da classico e scientifico, ma anche da altri istituti, compresi i geometri, i ragionieri. E fu un bel tentativo questo che diede grossi risultati, perché
comunque circolavano per i mezzi che si avevano a disposizione allora molte più informazioni e il dibattito era un dibattito decisamente più acceso, più sentito, più partecipato, dove la gente aveva ancora voglia di metterci la faccia. Mentre purtroppo oggi la gente si nasconde dietro a un PC, dietro a un tablet, dietro a un nickname, dietro un avatar, ma fisicamente non compare. Nei riti di questa provincia, qual era Savona, c'era il passeggio, per cui dalle 5, 5 e mezza del pomeriggio in poi tutti scendevano tra Via Paleocca per Corso Italia ufficialmente per fare una passeggiata, in verità per incontrare altri, cercare di rimorchiare delle ragazze e cose di questo tipo qua. Quindi dicevo che c'era il rito del passeggio e tutti i giovani scendevano dalle varie parti della città e arrivavano tra Via Paleocca e Corso Italia e la scusa era quella di fare una passeggiata, in verità era quella di incontrarsi. Forse anche solo per rimorchiare una ragazza, prendere un caffè, bere una cioccolata calda o una granita o uno dei fantastici frappè di Piazza Chabrol. In questo contesto, a un certo punto, io ricordo benissimo, ero davanti al Cinema Teatro Astor, che oggi non esiste più, quindi a margine di Via Paleocapa, di fronte a me Via Mistrangelo, sentiamo un botto terribile. E vediamo un fiume di gente che si incanala verso via Mistrangelo. Ero insieme ad altri due compagni di liceo e mentre percorriamo via Mistrangelo cominciamo a sentire gente che, tra virgolette, mugugna, ma non era il mugugno tipico ligure, era già un senso di ribellione, di contrasto a un qualcosa che si era percepito. Era scoppiata una bomba. Ma non si capiva ancora dove, perché il rimbombo in mezzo alle case non consentiva di individuare. Quindi, seguendo il fiume della gente, facciamo via Mistrangelo, Piazza Diaz, via dei Mille, Piazza Marconi, arriviamo in Piazza Saffi, finalmente in Piazza Saffi vediamo che il fiume di gente va in via 4 Novembre. Ci buttiamo in via 4 Novembre e arriviamo alla base del Palazzo della Provincia. E lì scopriamo che una delle colonne che reggono il palazzo è rovinata, è pericolante, perché qualcuno ci ha messo un po' di tritolo attaccato. E lì, fra la gente, si comincia a dire dobbiamo fare qualcosa. L'indomani mattina, appena arrivo al liceo, dico: ma avete visto cosa è successo? Dobbiamo fare qualcosa. E tutti dicono dobbiamo fare qualcosa, ma non si sa ancora che cosa dobbiamo fare. E qui, per un momento, la situazione si divarica molto perché abbiamo gli operai, che sono rappresentati dai sindacati CGIL, CISL e UIL, abbiamo l'ARCI, che ha un ruolo più culturale, abbiamo le società di mutuo soccorso e da tutte queste componenti, ivi compresi i partiti, nasce più o meno spontaneamente un'idea, che è quella di far partecipare ancora di più i cittadini alla tutela del loro territorio. E quindi che cosa succede? Succede che il prefetto, che teme attentati, stragi, vieta le pubbliche riunioni, chiude i cinema, chiude i bar, chiude il teatro. Non è più possibile a Savona avere una vita, tra virgolette, sociale, perché è caduta una cappa plumbea e sinceramente si ha anche un po' paura. E allora ognuno decide di fare la propria parte.
e quindi gli studenti del liceo scientifico per i primi lanciano durante un'assemblea spontanea, vietata dal preside, contestata con l'arrivo della polizia e cose di questo tipo, l'idea che da quel momento in poi gli studenti presidiano la loro scuola. Una scuola che contestano, una scuola che per certi versi non amano, ma che comunque resta nel bene o nel male il loro punto di riferimento. E lì nascono le ronde. Queste ronde venivano coordinate dall'ANPI e venivano fatti degli elenchi delle persone che erano disponibili a fare questi turni. E io personalmente portavo questi elenchi alle 3 del pomeriggio tutti i giorni all'ANPI, indicando chi erano gli studenti che avrebbero fatto un certo turno e anche chi era il referente di ciascun turno. Questo perché l'ANPI, tramite l'avvocato Aglietto, aveva intessuto un canale con la questura di Savona, per la quale questi elenchi venivano distribuiti alle squadre volanti che pattugliavano la città e dovevano cercare di capire insomma, chi era un estraneo e chi non lo era. La situazione era surreale perché? Perché per andare all'ANPI, che aveva sede in Corso Italia, sopra quello che all'epoca era il Cinema Olimpia, e che poi diventerà la sede di una banca, bisognava passare al primo piano dove c'era la sede della MSI. E questo la dice lunga che nonostante ci fosse una contiguità territoriale, mai in quel portone vi furono scontri, liti o cose di questo tipo. Tanto che tranquillamente il corteo del 25 aprile passava in Corso Italia anche sotto le finestre dell'MSI. Oggi mi risulta che il corteo del 25 aprile purtroppo abbia dovuto modificare il proprio percorso a cagione di Casa Pound. E quindi questo a sua volta è indice di un mutamento. Avevamo simboli di riconoscimento? No. Sostanzialmente no. Mi risulta che al quartiere delle Fornaci, laddove vi era una sezione del Partito Comunista decisamente molto ben organizzata, avessero inventato dei bracciali che sono anche stati rappresentati, tra l'altro, in un quadro fatto appositamente dal pittore Franz Porta, e che oggi è esposto nella biblioteca della Società di Mutuo Soccorso delle Fornaci. Ma noi ragazzi non avevamo bracciali, non avevamo niente, eravamo lì con la nostra presenza. E lì ci furono episodi di varia umanità, ad esempio ricordo un'insegnante cattolicissima che parlava pianissimo, ossia pianissimo nel senso di un tono sempre molto pacato, che arrivò improvvisamente intorno alla mezzanotte portandoci dei thermos di tè caldi per darci un conforto, scusandosi poi il giorno dopo perché aveva confuso i thermos e a noi aveva dato quello col tè e grappa che era destinato al marito che in verità faceva un turno da un'altra parte. Io non so se quella cosa fu vera, però fu molto simpatica. In un'altra circostanza, pioveva tantissimo e uno dei nostri, Maurizio, si era rifugiato in una cabina del telefono che era attaccata all'ingresso di Piazza Brennero del liceo scientifico e aveva con sé uno zaino e passò la pattuglia della polizia. Lo vide con lo zaino dentro la cabina del telefono, scesero con i mitra puntati e questo ragazzo era terrorizzato. E quale responsabile del turno, io intervenni dicendo fermi, fermi, è uno dei nostri, e loro fecero una veloce perquisita e trovarono insieme a pagnotte, salami,
prosciutti e una formacetta, anche un lungo coltello seghettato di quelli per tagliare i panini. Apriti cielo, finimmo lui e io, quale responsabile, immediatamente caricati sulla macchina, portati in questura. All'epoca la questura era a Palazzo Santa Chiara, dove ci venne chiesto conto del come mai in quello zaino c'era questo lungo coltello da pane. Noi spiegammo che ci serviva per tagliarci i panini e comunque dopo qualche rimbrotto, molto devo dire peraltro simpatico, ecco, non per nulla terrorizzante, venimmo lasciati andare. L'indomani mattina però al liceo avemmo un bel da fare per calmare gli animi perché già ci serpeggiava la notizia che due studenti erano stati arrestati dalla polizia mentre facevano il turno di vigilanza. No, cioè, era stato un controllo, dal loro punto di vista legittimo. Noi non è che lo subimmo proprio tanto, tanto volentieri, ma lo subimmo. Perché doveva essere subito? Perché stava nella logica delle cose, stava in questo sistema generale che era stato allestito a presidio della città e dei valori che la città rappresentava. Savona è medaglia d'oro per la Resistenza. È stata. Non c'è un merito. Prima ho detto eravamo dei ribelli, nel senso che non avevamo un programma comune politico condiviso, un progetto. Quelli si chiamano rivoluzionari. Noi eravamo più modestamente dei ribelli. Sfruttammo una circostanza. Un nostro amico era riuscito a mettere le mani su un trasmettitore FM e a lanciare dei segnali. Poiché Savona era blindata, non si poteva andare al cinema, non ci si poteva riunire, tutte le attività sociali erano soppresse, decidemmo a quel punto di utilizzare quel mezzo per dare un segnale del fatto che comunque la città era viva. E quindi, utilizzando quell'apparecchiatura, questo gruppo di ribelli squinternati, un gruppo molto variegato, più un'armata Brancaleone che non un esercito organizzato, tanto per intenderci, diede vita a Radio Savona Libera. Per una serie di coincidenze, questo trasmettitore che aveva pochissima potenza, tanto che il segnale veniva percepito solo in alcuni quartieri della città, riuscì a centrare l'antenna della torre di controllo dell'aeroporto di Genova. E lì apriti cielo, perché questo segnale che disturbava il traffico aereo venne immediatamente segnalato. In più erano state trovate in un covo delle BR dei documenti per i quali sembrava che le BR volessero giusto dare vita a una radio clandestina, per cui noi ci trovammo, nostro malgrado e a nostra quasi insaputa, al centro di indagini anche a livello nazionale, che cos'è questa radio, da dove viene. Fortunatamente, su consiglio di uno veramente intelligente, noi non facevamo trasmissioni in voce, trasmettevamo esclusivamente musica. L'unica voce era una voce sempre uguale che diceva Radio Savona Libera, 104 MHz in FM, prove tecniche di trasmissione. Questo era l'unico messaggio vocale che passava, ma bastava, perché la gente si sintonizzava, ci cercava, meno ci trovava e più ci cercava, e quindi cominciamo a destare una attenzione.
Tanto che fra il 1974, in cui la Corte Costituzionale ribadì il divieto alle trasmissioni in modulazione di frequenza, e il 1976, data in cui invece la stessa Corte Costituzionale espresse proprio il concetto contrario, liberalizzando le trasmissioni, in quei 2 anni di, tra virgolette, clandestinità, Radio Savona Libera crebbe. E dopo il 1976, visto che a quel punto bisognava darsi un vestito nuovo, si trasformò in Radio Savona Sound. No, allora succedeva questo, ci eravamo resi conto che eravamo ascoltati e quindi bisognava in qualche modo cercare di interloquire con chi ci ascoltava, però eravamo clandestini, non potevamo dare un numero di telefono, non potevamo dare un indirizzo, avevamo una sede provvisoria mascherata e quant'altro. E allora è venuta un'idea, mettere nelle scuole, accanto ai distributori di bibite e brioche, focaccia, delle scatole di cartone, tipo posta clandestina, in cui la gente metteva dei biglietti. Dopodiché, c'era una staffetta, definiamola così, per ogni istituto che raccoglieva queste scatole. E venivano poi portate alla sede, lì queste scatole venivano aperte e si leggevano questi messaggi dove c'era chi proponeva di sentire di più i Rolling Stone, i Jethro Tull, i Led Zeppelin, piuttosto che non i Pink Floyd. Insomma, era un modo per avere un riscontro e percepire quale poteva essere il gradimento di ciò che noi provavamo così da pionieri, da improvvisati, intendiamoci bene, intendevamo proporre. Penso che comunque Radio Savona Libera prima e Radio Savona Sound sarebbero comunque nate, perché gli interessi culturali c'erano, gli stimoli c'erano e le persone c'erano. Diciamo che le bombe hanno funzionato da acceleratore, nel senso che chiusi in casa, senza poter uscire, senza poter comunicare, le nostre energie le dedicammo con maggiore attenzione, forse con più profitto, alla realizzazione di quel progetto. Ma la radio sarebbe comunque sorta, indipendentemente dalle bombe. È una domanda mica semplice questa a cui rispondere, perché allora il primo obiettivo lo hanno sicuramente raggiunto, perché hanno creato comunque un clima di tensione che era quello che si voleva raggiungere. Non a caso gli storici definiscono quel periodo come gli anni di piombo e della strategia della tensione. Che poi questo abbia consentito in tanti di irrobustirsi nel coltivare i principi costituzionali nati dalla Resistenza è altrettanto vero. Quello che siamo oggi, però, non è solo il frutto delle bombe di 45 anni fa, è il frutto di una evoluzione, involuzione socio-politica, storica, per cui non è possibile dare un giudizio in una parola.